Jon. Sei accusato di ribellione, sabotaggio, evasione e istigazione alla fuga nei riguardi della prigioniera Brennick. Karen. Inoltre, sei ritenuto colpevole di riproduzione e di possesso illegale di una proprietà del Mentel, rappresentata dalla progenie di sesso maschile Brennick. Daniel. Come ti dichiari? Comporta qualche differenza? Il quesito sottintende un'ammissione di colpevolezza. La sentenza minima è la morte. La sentenza è irrevocabile. Prepararsi per l'innesto. Prigioniero numero 27609, Brennick. Jon. Stiamo inserendo nel tuo organismo l'impianto neuronale della Mental Corporation. L'impianto è stato progettato per modificare il comportamento e il controllo. L'attivazione rappresenta una funzione discrezionale. Innesto completato. Verifica modificazione comportamentale. Guarda la luce. Un leggero dolore. Tell corrisponderà a una modificazione comportamentale. Dirigersi verso la porta di accesso. Muovetevi. E buona giornata. Dove cazzo siamo? Cuciti la bocca e slocce. Che cazzo è stato? Facci il callo. Prendi l'uniforme e fila via. Io non mangio questa schifezza! Come hai osato, troia? Andiamo, dateci dentro! Ci sono dei problemi in sala mensa. Devo procedere con la modificazione del comportamento? Zed, sto cenando. Qualunque tipo di contatto fisico rappresenta una violazione. Ogni prigioniero che si rifiuta di resistere verrà sottoposto a modificazione comportamentale. Tra 5 secondi a partire da adesso. 4, 3, 2, 1. Azione! Giù, Svenny! Sul pavimento! Tutto bene? Sì! Dalle una scarica consistente. C'era una scopata in vista! E tu hai mandato tutto a monte! Scappa qua! Grazie. Scoprirai la libertà. Già oggi la sorveglianza tecnologica è dappertutto. Ma domani forse il controllo non verrà più dall'esterno. Verrà dall'interno del nostro corpo. E avrà il potere di rivelare non solo chi siamo, ma tutto quello che facciamo. Il futuro della sorveglianza è già realtà nel Bahia Beach Club di Rotterdam. Questa festa non è diversa da tutte le altre, ma il club è del tutto particolare. Ospita uno scelto gruppo di VIP che si distinguono dagli altri clienti. Non devono essere identificati e possono consumare ai tavoli senza pagare. Per entrare nel club devono solo mostrare un braccio a uno scanner. È stato riportato l'ordine e i nuovi prigionieri sono stati ricondotti nelle rispettive celle. Buonasera. Un saluto ai nuovi arrivati. Benvenuti. Vi esporrò delle regole molto semplici. Numero 1.
In seguito a un accordo stipulato tra i vostri governi e la Mentel Corporation, la pena di morte è stata sospesa finché non lo deciderò io. Così pure il programma. Regola numero 2. Il contatto fisico con i membri dello staff è severamente proibito. Chiunque violerà questa regola verrà subito allontanato. Oh mio Dio. Ma che significa? Siamo nello spazio. È vero. Anzi, siamo nella merda. Regola numero 3. Siete a 26 miglia dalla più vicina stazione degli autobus. Circondati dall'assenza d'aria, dal vuoto pneumatico, quindi, a dispetto di chi vuole farsi delle illusioni, non si può fuggire. Chi continuerà ad essere convinto del contrario sarà scoraggiato. Grazie e buonanotte. John, bentornato a casa. Buongiorno. Cancella il 225. Prigioniera numero 225, Hope Sally. File cancellato. Meno una, ne restano 119, Gordon. Al diavolo, senti, io non ci trovo niente di divertente. Hai visto com'è morta? Che cazzo se ne frega? L'ha messa nel dispositivo, elimina sostanze chimiche, santo cielo. Un rifiuto merita di essere eliminato. Anche se di sesso femminile. Nessuno merita una fine del genere. Ora mi spezzi il cuore. Valli a svegliare. Cancella il 225. Prigioniera numero 225, Hope Sally. File cancellato. Meno una, ne restano 119, Gordon. Al diavolo, senti, io non ci trovo niente di divertente. Hai visto com'è morta? Che cazzo se ne frega? L'ha messa nel dispositivo, elimina sostanze chimiche, santo cielo. Un rifiuto merita di essere eliminato. Anche se di sesso femminile. Nessuno merita una fine del genere. Ora mi spezzi il cuore. Valli a svegliare. Questi chip di identificazione sono forse solo un inizio. Quelli del futuro potranno essere abbinati alla tecnologia del GPS, che permetterà di localizzare chiunque in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Negli Stati Uniti circa 750.000 criminali sono monitorati dal GPS, grazie a congegni che diventano sempre più piccoli. Oggi l'impianto di un GPS non è disponibile, ma forse sarà solo questione di tempo. E ogni criminale, forse anche ogni cittadino, avrà un chip di identificazione. The bill before me will help law enforcement to identify, to dismantle, to disrupt, and to punish terrorists before they strike. Pochi mesi dopo gli attacchi dell'11 settembre, il presidente Bush ha ordinato in segreto al governo di intercettare le telefonate di alcuni americani senza preavviso. Quasi tutte le telefonate, i fax e le email passano attraverso una rete di satelliti. I dati digitali possono essere intercettati con parabole o satelliti spia. I soli Stati Uniti hanno più di 30.000 orecchie sparse nel mondo che ascoltano le registrazioni di un centinaio di satelliti spia. I governi ci dicono che queste tecnologie ci rendono più sicuri. Ma dove ci porteranno? Le nuove tecnologie, impianti di microchip, scansione dell'iride e riconoscimento facciale, hanno il potere di identificare chiunque abbia commesso un crimine o attraversato illegalmente un confine, ma hanno anche il potere di invadere la nostra privacy. Nel futuro mondo della sorveglianza totale, non ci sarà più un posto dove nascondersi. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life
and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours.